Siamo in Corea del Sud, in una casa di riposo, un inserviente si mette in testa di raccontare le vite di chi ci abita in poche parole. E tutto procede bene finché non incontra una signora molto anziana, ma molto arzilla, che le dice che le tre parole canoniche decise dall'inserviente non le bastano, le vuole di più, perché la sua vita è stata tale che ha bisogno di più parole. Inizia così un racconto avventuroso e straordinario che ci riporta indietro nel tempo ai fatti anche tragici della guerra di Corea, la seconda guerra mondiale, l'occupazione giapponese, fino all'infanzia della protagonista, che è stata spia, che è stata madre, che è stata schiava e che ha vissuto talmente tante vite da non poter appunto racchiuderle in soltanto tre parole. Il tutto condito con un'ironia e un distacco che viene da chi questa vita l'ha davvero vissuta e che ci aiuta ad accettare anche gli episodi più tragici e più brutti che vengono narrati. Scopriremo così non il nome della protagonista e nemmeno la sua reale età, rimane un mistero, ma scopriremo le sue otto vite, le otto vite della centenaria senza nome.